Luca Zingaretti alla sua prima regia per un film, un lungometraggio. Allora, La casa degli sguardi è un film che esplora il rapporto tra padre e figlio, ma non solo, esplora anche gli sguardi e quegli ambienti così, che ci hanno così toccato, insomma, con alcune scene come l'ospedale, insomma, dei bambini. Come sei entrato in questo mondo, immagino con tutta la tua sensibilità e delicatezza? Ma diciamo che la storia inizialmente mi aveva molto colpito proprio perché conteneva una serie di tematiche a me care, no? C'era appunto la capacità dell'essere umano di cadere e di rialzarsi, di intravedere una luce alla fine del tunnel. Sono sempre storie che a me mi hanno toccato in maniera particolare. Ma c'era anche la possibilità di raccontare il dolore. In una società agorafobica come la nostra, il dolore è stato demonizzato. Deve essere tutto ottimizzato, deve essere tutto gioia e felicità, e il nostro protagonista riuscirà a rimettersi in piedi quando? Quando capirà che il dolore non può essere rifiutato perché fa parte della stessa materia della gioia, il dolore deve essere accolto perché ha una grande proprietà che è quella catartica, no? Che ti permette poi di continuare a vivere e non di rimuovere il dolore. Si poteva parlare del lavoro, della sua capacità di identificare l'individuo, del rapporto genitore-figlio che è così cambiato negli anni, del fatto come dire, dell'amicizia e dell'amore che sono quelle cose che ci permettono di trovare la strada di casa, e che in qualche modo ti rispecchiano, ti fanno capire chi sei, perché dall'amico o dall'amato o dall'amata vieni percepito e quindi ti puoi permettere di esistere. Insomma, tutta una serie di tematiche che ho cercato di raccontare attraverso la storia di Marcolino. Gianmarco, dopo Adagio, un altro ruolo molto intenso, di questo ragazzo molto empatico, poeta, ma che è completamente assorbito dal bere e in questo lento, progressivo indirizzamento verso una sorta di suicidio. Com'è stato questo ruolo per te? È stato complicato perché è bellissimo nel leggere il libro, nel leggere la sceneggiatura, nel leggere la descrizione del personaggio, sentire subito un legame, però è diverso, no? Il legame che uno sente nel leggere un qualcosa e poi nel farlo, nel viverlo. È stato complicato perché il modo che ha di pensare Marcolino è un modo di pensare particolare. Gli è stata diagnosticata nelle varie volte che è andato, negli ospedali psichiatrici la borderline o la depressione maggiore e sono e questo è proprio un qualcosa che va a toccare l'anima di Marcolino. Marcolino è un personaggio, è una persona, io direi che è pura, ha l'animo puro, ha l'animo del bambino, è un bambino che non è mai morto e lui ha paura per lui sostanzialmente, ha paura del mondo all'esterno, ha paura che possa intaccare, che possa modificare in qualche modo, questa anima pura del bambino che lui ha. La poesia per lui è un'ancora, direi, un'ancora quasi che proprio per questo forse non ha fatto quel passo che poi lo porta magari al suicidio, proprio grazie anche alla poesia. La poesia è un qualcosa che, oltre a legarlo al rapporto che ha con la madre, è un qualcosa che ti porta comunque a vedere il mondo e a vivere il mondo in un modo diverso. Io penso che basta pensare un secondo in più, in un modo un po' più profondo, alla vita così com'è, alla nascita, alla crescita, alla morte, al vivere, ai rapporti, al lavoro. Ognuno fa le sue scelte in base alle emozioni che prova, no? In base alla natura che sente dentro di sé. E io penso che se in questo viaggio spettacolare che è la vita togliamo cose come la poesia, la magia, le emozioni, allora ha detto proprio schiettamente e onestamente non ha senso proprio fare il viaggio. Luca, senti, rispetto alle tue prime regie, questa è stata voluta, cercata, una storia veramente dove hai partecipato anche alla scrittura, hai voluto anche interpretare questo padre. Insomma, perché proprio questa storia e da quale regista dei tanti che ti hanno diretto hai rubato qualcosina? Ma sicuramente ho rubato da tutti, inconsapevolmente, nel senso che non è che mi sia mai ispirato non solo ai registi con cui ho lavorato, ma al cinema di qualcuno, perché penso che
se fare la regia di una, o debuttare alla regia, ma anche il mestiere che fai, che, quando lo fai, se ti capita la fortuna di farlo per più film, è talmente personale che non ce la fai a imitare qualcun altro. Certo, poi ne hai visti tanti e quindi sicuramente qualcosa sarà entrata. Ho scelto questa storia perché erano tanti anni che volevo fare questo passo. È nata come un desiderio piano piano, non ho mai preso una decisione, ma come una sorta di cosa quasi naturale. E quando mi sono trovato a leggere il libro di Mencarelli, ho preso lo spunto e ho detto: ecco, su questa storia qua mi sento che potrei essere in grado di raccontarla.